Come smettere di fumare? Luca Luna che ti parla dall'altra parte del video. Prima di entrare nel vivo dell'argomento fondamentale, lasciami un segno del tuo passaggio, lascia un commento, un like, condividiamo questo video. Sentiti libero, libera di condividere questo video e di aiutare sempre più persone a uscire da questa trappola pazzesca che è stata creata. Oggi Internet ci dà questa grande opportunità di condividere. Per me è un onore, un privilegio condividere con le persone ciò che ho appreso girando in giro per il mondo, da vari poli della terra, da nord a sud, da est a ovest, dal mondo visibile al mondo invisibile, conoscendo sciamani, conoscendo guru, maestri in India. Quindi è un privilegio e oggi insieme possiamo fare qualche cosa di meraviglioso, perché Internet serve anche a questo, serve a condividere messaggi di pace, di serenità e di armonia. Il primo passo sicuramente che ti do è quello di leggere il libro È facile smettere di fumare se sai come farlo di Alan Carr, una risorsa magistrale. Ha aiutato centinaia, migliaia, se non milioni di persone a smettere di fumare, quindi quella è una lettura estremamente intelligente da fare. Qualora tu avessi già provato il metodo e sei ricaduto nuovamente nella trappola, non sai più come uscirne, a quel punto ti posso indicare un altro percorso che si chiama Ti spengo, ti lascio le indicazioni qui nelle note, di modo che tu lo possa seguire. Questo ti sarà utile qualora avessi già provato il metodo di È facile smettere di fumare se sai come farlo e magari non sei riuscito a smettere con quella metodologia. Quindi Ti spengo è un'altra opportunità, un'altra risorsa che hai a disposizione. Un'altra risorsa è quella di partecipare a un ritiro di meditazione di Vipassana. Il Vipassana è una meditazione, la meditazione che è stata insegnata dal Buddha. Non ha nulla a che fare con la religione, è una meditazione che si basa sul respiro, quindi ti viene insegnata questa meditazione collegata con il respiro. È un ritiro, il primo ritiro è un ritiro di 10 giorni, quindi ritagliati 10 giorni del tuo tempo per andare a fare questo tipo di meditazione, straordinario. Lì quello che apprendi è che tutto nella vita passa, arriva e se ne va, e tutto sono sensazioni che tu senti da qualche parte nel corpo. Quindi la sensazione che tu senti nel tuo corpo quando arriva la voglia di fumare è una sensazione che prima o poi se ne va. E quindi in Vipassana impari ad osservare le sensazioni che arrivano nel corpo. Quindi questa è un'altra grande risorsa straordinaria, proveniente dal mondo indiano. Per quanto riguarda il mondo sciamanico, c'è un'altra grande risorsa che è la conoscenza delle piante maestre. C'è una pianta in modo specifico che si chiama ayahuasca, che aiuta le persone a liberarsi dalle dipendenze. Perché questo? Perché entri in connessione profonda con te stesso, con te stessa, ritrovi la strada e quando riesci a riconnetterti con la tua anima, quello che succede è che la tua anima ti bacchetta, ti tira le orecchie e dice guarda che cosa stai facendo, però te lo dice con un amore profondo e non puoi, è una voce che non puoi ignorare, la tua voce, la voce del tuo guru, del tuo maestro che è dentro di te, è una voce che tu non puoi ignorare. Per questo il metodo di conoscenza con le piante maestre insegnato dagli sciamani è sicuramente un metodo, anche questo, estremamente utile. Quindi ci sono questi metodi che ti ho detto, no? C'è il metodo di Alan, c'è il metodo di Ti spengo, il Vipassana, c'è il metodo con le piante maestre, con la ayahuasca, e ti lascio con un'ultima chicca che puoi iniziare a implementare oggi stesso. Ok, e è una risorsa in più, un'ancora in più che ti do e mi auguro che ti possa essere utile. E pensa a questa cosa: molte persone pensano che fumare sia un limite a un qualche cosa, che in qualche modo la tua vita peggiora se non fumi. Perché questo? Perché le persone sono state manipolate dai media. L'ultima sigaretta è ciò che chiede il condannato, dopo che si fa l'amore c'è la sigaretta, dopo il caffè la sigaretta, che è sempre la sigaretta, notizia felice la sigaretta, notizia triste la sigaretta, che è sempre la sigaretta di mezzo. Ma è una bugia, che è stata utilizzata per vendere le sigarette alle persone.
La verità è che la dipendenza chimica dura pochissimo, dura molto poco ed è facile da superare. La maggior parte delle persone supera la dipendenza fisica in modo estremamente facile. La cosa complicata per la maggior parte delle persone, perché non ha gli strumenti per poter smettere, è la dipendenza psicologica. Le persone non riescono a smettere perché sono dipendenti psicologicamente da un qualche cosa, da questo senso di perdita. Ma in realtà, se tu ci rifletti, non perdi niente, anzi, quando fumi non riesci a respirare, ti puzza l'alito, ti puzzano i vestiti, inquini, un sacco di cose che probabilmente già conosci, ma in realtà non c'è proprio niente di bello collegato a accendersi le sigarette così in modo automatico, inconsapevole, veramente nulla. E allora, quando prendi questa consapevolezza che non stai perdendo nulla, perché se non acquisisci questa consapevolezza adesso, magari è perché devi soffrire ancora un po', e quindi dovrai soffrire ancora un po' prima di arrivare a comprendere che fumarti le sigarette non ti serve a niente. E io mi ricordo, sono arrivato a fumare oltre, quanti sono passati tanti anni, più di due pacchetti di sigarette al giorno. Avevo la macchina gialla per quante sigarette fumavo, una roba incredibile, oltre al dispendio economico devastante, sciocco, che non ha senso. Pensa a quante cose potresti fare con tutti i soldi che risparmi, con i soldi che ti fumi. Quante cose meravigliose potresti fare, tante, veramente tante. E quindi una cosa è che quando smetterai di fumare inizia a farti dei regali, dei premi. A me piace leggere, e una delle cose che iniziai a fare è che all'epoca pare che spendevo circa, non so quanto costassero le sigarette, credo che un pacchetto 10-20 anni fa costava, c'erano le lire forse ancora, non mi ricordo, 5.000 lire, non mi ricordo, e comunque erano tanti soldi, e quindi ho iniziato a comprare libri a leggere, mi piaceva leggere, quindi leggevo, e il trucco, un metodo, è quello di pensare a questa scena. 1. Ricordati che tutto passa. È una legge universale. Aniccia, dicono i maestri dell'India. Aniccia, tutto passa. Aniccia, tutto passa. Tutto passa, ogni sensazione passa. E allora che cosa succede? Immaginati questo demone che si nutre del fumo delle sigarette e arriverà un giorno a bussare alla tua porta. Quando arriverà a bussare alla tua porta non dovrai essere triste, dovrai essere felice. Perché? Perché se sta bussando alla tua porta è perché ha bisogno del suo cibo, che è il fumo. Ha bisogno del fumo. E tu che cosa farai? Gli dirai: cippirimerlo, non te lo do. Sai perché? Perché qualsiasi persona, qualsiasi entità che ha desiderio di mangiare, di bere, inizia a gridare, è perché sta morendo. Se diventa più aggressivo, tu sii felice, celebra. Se il desiderio diventa più forte, celebra. Ah, oh, che spettacolo, ancora qui sei. Ci vediamo alla prossima, perché non ti do niente. Non ti do proprio niente, non ti nutro. E celebra. Quando arriva il demone che ti richiede la sigaretta, digli: sai, stai per schiattà? E io lo so che stai per schiattà, e quindi non ti do niente. Ci rivediamo alla prossima. E verrà ancora più forte, magari verrà con i rinforzi. E tu? Nada. Nada de nada de nada. Nada, non ti do nada. Stai per crepare? Sta strisciando, è lì che grida. Tu lo vedi che grida il demone. Dici: no, non ti do proprio niente. Ciao. Ci vediamo alla prossima, ti aspetto. Ti aspetto. Io ti aspetto, demone, ti aspetto. Ti aspetto che tu ritorni qui. Ci vediamo alla prossima. E tornerà ancora più forte. Fino a quando poi non avrà più forze. Sarà lì mezzo moribondo, questo demone. E non si farà più vivo. E questo è un metodo straordinario che ti aiuterà tantissimo in questo cammino. Invece che essere triste perché ti viene voglia di fumare, inizia ad essere felice. Perché? Perché quello è un segno
di riconoscimento del demone che vuole mangiare, ma tu non gli darai niente da mangiare. divertiti in questo processo, non prenderlo con tristezza, no, con gioia, con grande gioia. E poi la tua vita migliorerà sotto tantissimi punti di vista, sentirai meglio, la tua pelle migliorerà, la tua intelligenza migliorerà, ti succederanno un sacco di cose meravigliose, ti riporto la mia esperienza, la mia attività professionale migliorata, tante cose, ho perso un sacco di chili, ho perso 30 chili, pesavo 30 chili in più, molti dicono che quando smetti di fumare poi diventi obeso, ciccione, cicciona, ma non è mica vero, no, sono tutte credenze, sono tutte false queste cose, io ho perso 30 chili dopo che ho smesso di fumare. La mia vita è migliorata sotto tanti punti di vista, sono diventato più lucido, la mia mente era più lucida, più sana, ho iniziato a intraprendere un cammino spirituale, questa è una leva, è una tic che ti permetterà di ottenere un sacco di benefici nella tua vita, tanti, tantissimi benefici. Succederanno un sacco di cose meravigliose una volta che avrai sconfitto il demone. Ci vediamo dall'altra parte, ci vediamo al prossimo video. Ci vediamo tra i non fumatori. In realtà ci sono i fumatori, non è che ci sono i non fumatori. Sono persone che respirano l'aria pulita e non hanno bisogno di quelle cose lì che non servono assolutamente a un fico secco. Aiutami a condividere questo video, lascia un like, un commento, aiutiamo quante più persone possibili. Possiamo fare qualche cosa di meraviglioso oggi grazie agli strumenti che abbiamo a disposizione. Da Luca Luna è tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!